Ciao a tutti amici homebrewers e benvenuti in questa nuova puntata di Car Brewing, la tua birra fatta in macchina. Io sono Giovanni, Sgabuzen per gli amici, e anche oggi vi terrò compagnia per circa 5 minuti, tanto lo sappiamo che vado sempre oltre, in cui vi parlerò di cose casalingo brassicole prima di andare al lavoro. Bene, la puntata di oggi sarà dedicata ad un argomento che mi sta molto a cuore, ovvero la riproducibilità di una ricetta. Perché ho deciso di affrontare proprio questo argomento? Perché ormai da tempo immemore, sui social, tramite il canale YouTube, ma anche via mail, in privato e così via, vengo contattato da ormai decine di homebrewers, la maggior parte dei quali mi chiede costantemente delle ricette, o quantomeno dei consigli su delle ricette che hanno scritto. Ma la stragrande maggioranza di questi homebrewers, quando mi chiede questi consigli, me li chiede limitatamente a grist dei malti, luppolatura e lievito. Sono pochissimi infatti quelli che mi contattano per chiedermi una ricetta tra virgolette completa. Cosa significa completa? Per me una ricetta si definisce completa nel momento in cui si affronta anche l'argomento acqua, quindi considerando i sali, il pH, tutte le condizioni al contorno per affrontare l'ammostamento. Questa cosa purtroppo non viene presa, viene sottovalutata da tantissimi homebrewers. E quello che io non mi stancherò mai di dire a queste persone, diventerà una vera e propria crociata per me, sta diventando ormai una vera e propria crociata, io non mi stancherò mai di dire che in realtà l'acqua è un ingrediente, anzi forse è l'ingrediente più importante di tutta la birra, perché la compone in percentuale, è quella che la compone per la percentuale più grande. Quindi non considerare l'acqua nei propri calcoli in realtà significa non considerare la stragrande maggioranza di ciò che andrà a comporre la nostra birra. Così come noi perdiamo un sacco di tempo a pensare quali malti speciali mettere nella nostra Imperial Stout o nel nostro Barley Wine, così come noi perdiamo un sacco di tempo nello scegliere la luppolatura migliore per la nostra ultima IPA tamarrissima, stesso discorso ovviamente va fatto per il lievito, la gestione della temperatura e quant'altro, bisognerebbe perdere altrettanto tempo anche per la scelta del corretto profilo dell'acqua, perché altrimenti come facciamo a garantire la riproducibilità della ricetta? Mi spiego meglio. Vi faccio un esempio assurdo, facciamo finta di brassare una birra, ci esce bene, siamo felici di quella birra, ci segniamo tutta la ricetta tranne l'acqua e poi andiamo a casa di un amico a fare la stessa birra, dice guarda facciamola col tuo impianto, vedi è buonissima eccetera. Quella birra nel 90% dei casi, a meno che il vostro amico non abita a fianco a voi e quindi usa l'acqua dello stesso acquedotto, quasi sicuramente quella birra avrà dei risultati a livello organolettico diversi, perché sarà cambiata l'acqua alla base. L'acqua rappresenta le fondamenta di tutto ciò che poi noi andiamo a individuare come sapori, aromi, sensazioni boccali e quant'altro. Quindi ragazzi, questa cosa è importantissima, e se è importante a livello homebrewing, a livello professionale, quindi supponiamo che una nostra ricetta casalinga volessimo portarla a livello pro e quindi farla in un birrificio, il discorso diventa non importante, molto più che importante, diventa cruciale, perché un conto è modificare 20 litri d'acqua, ben altro conto è giocare con 1000-1500 litri utilizzando i volumi tipici di un microbirrificio. Quindi amici homebrewers, l'invito che voglio fare a tutti voi che state ascoltando è quello di non prendere mai sotto gamba il discorso acqua. Io da qualche settimana ho iniziato a progettare una serie di contenuti dedicati all'acqua. Quest'estate, diciamo, mi sono divertito a scrivere tanti contenuti diversi sull'acqua, perché avevo bisogno di mettere un pochettino i puntini sulle i da questo punto di vista.
Io niente, per oggi penso di avervi detto tutto. Mancano 10 secondi allo scoccare dei 5 minuti, quindi ora provo a salutarvi e me ne vado al lavoro. Io ovviamente vi invito a seguirci su tutti quanti i nostri social e vi invito anche a contattarci alla mail carbrung@gmail.com per darci degli spunti di riflessione su eventuali nuovi argomenti da affrontare in questi nostri podcast. Anche semplicemente per farmi una pernacchia, ovviamente sono sempre ben disposto alle pernacchie. E niente, vi auguro una buona giornata e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti da Giovanni. Ciao.